Radio Mi Piace. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci. Questo l'urlo del San Nicola, tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai, Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci. Buon lunedì 30 aprile, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, Bari che batte l'Entella e approfitta dei passi falsi delle altre concorrenti alla Serie A, ma c'è poco tempo per esultare. Questa sera al Renzo Barbera di Palermo c'è una partita che potrebbe valere una stagione. Puntata odierna divisa a metà tra i commenti e le interviste del match di venerdì e il preview della gara di questa sera con notizie, rubriche e collegamenti telefonici. Abbiamo davvero tante cose da raccontarvi e farvi ascoltare, quindi partiamo subito, non perdiamo tempo, ma prima vado a salutare Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a te Nicola, un saluto a tutti i tifosi del Bari all'ascolto. Linea aperta sin da subito per i tifosi del Bari all'ascolto, vi chiedo interventi rapidi, contattateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda ovviamente il pronostico del match di questa sera. Quello che vi chiediamo è come finirà Palermo-Bari, fate il vostro pronostico. Nella puntata di mercoledì vedremo se qualcuno tra voi avrà indovinato il risultato esatto. Attivo sulla nostra pagina Facebook un post per commentare la trasmissione con noi, la nostra pagina Facebook, Tanto lo capirai, Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci. Ma facciamo subito un passo indietro, restiamo in tema pronostici per verificare se qualcuno tra voi ha indovinato il risultato esatto di 1-0 tra Bari ed Entella. Dando una rapida occhiata direi di no, perché quasi tutti i pronostici erano incentrati su più gol da parte dei biancorossi. In effetti ci si aspettava qualche gol in più nella sfida di venerdì, ma è bastato un Eurogol alla Branco, magari i tifosi un po' più giovani si ricorderanno come calciava il terzino sinistro brasiliano del Genoa, gol e tiro molto simile a quello effettuato dallo sloveno Balkovec per piegare l'Entella. Bene il Bari ad inizio gara, ottimo approccio sino al gol di Balkovec, poi c'è stata una leggera flessione nella ripresa, il Bari ha controllato la partita sbagliando però tante troppe ripartenze che avrebbero chiuso con magari più lucidità una partita che invece ci ha fatto stare col fiato sospeso sino alla fine. Circa i singoli, molto bene il centrocampo con un Bascia sempre più fondamentale per questa squadra, le note dolenti arrivano dagli esterni alti, davvero impalpabili, a tratti anche irritanti in Prota e Galano, mi spiace dirlo ma ora siamo entrati nella fase cruciale della stagione dove è vietato sbagliare e bisogna schierare chi è al 100% della forma fisica e soprattutto mentale. Avevo scommesso su Galano per questo finale di stagione, ma mi sa che sto perdendo questa scommessa, quindi
Mi spiace dirlo, ma caro mister, spazio solo in queste partite a gente che può e vuole dare il 100% in questo finale di stagione. Intanto c'è subito un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto lo capirai. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Nicola. Ti dico una cosa. Se stasera il Bari vince a Palermo, la strada è tutta scesa, non alla salita, tutto scesa. Solo che i ragazzi devono giocare come sanno giocare. Solo questo io dico. I ragazzi sanno giocare, ma come sanno giocare, non come venerdì che non sanno giocare proprio. Non lo so, quel tiro, quel gol. Solo questo io ti dico. Sanno giocare e dobbiamo vincere. Va bene Michele, grazie mille, grazie mille. Luca, del Palermo ci occuperemo più tardi, rimaniamo su questa vittoria con l'Entella. Cosa ti è piaciuto e cosa magari secondo te la squadra di Grosso avrebbe dovuto far meglio? Beh, mi è piaciuto sicuramente il modo in cui non dico il vantaggio è stato amministrato, perché come hai detto anche tu poteva essere sicuramente amministrato meglio, soprattutto la partita poteva essere chiusa prima, però il Bari fondamentalmente non ha sofferto più di tanto, è riuscito comunque a mantenere la linea difensiva sempre attenta e concentrata su tutti i palloni, quindi questo è un aspetto sicuramente di crescita rispetto alle ultime uscite. Per quanto riguarda le note negative, direi sicuramente la gestione della palla sugli esterni, la palla finiva troppo spesso sugli esterni, veniva giocata poco centralmente, con poca ricerca della verticalità e della prima punta. Sicuramente la gestione della palla anche bassa a parte, che come sottolineavi è stato veramente una spanna sopra tutti, direi che questa mancata gestione positiva del pallone dipesa anche da una prestazione non proprio ottimale né di Iocolano né di Henderson. Leggo un messaggio sulla nostra pagina Facebook, c'è Meo che ci scrive: buongiorno Nicola, io sono sempre fiducioso, stasera vinciamo 2-1, Sterone a Palermo, cosa può fare in 3 giorni? Solo casino, speriamo bene per stasera, io ci credo, anche con un risultato negativo. Leggo qualche messaggio invece su WhatsApp. Ciao Nicola, sono Leonardo, il campionato molto mediocre sta dando la possibilità a tante squadre di salire in Serie A, cambierei il modulo e giocherei con i 3 centrali difensivi. Poi buongiorno, sono Alessandro, per la partita di venerdì migliori Bascia e Sissé e Balkovec per il gol, invece stasera spero che il Bari se la giochi e credo con questa formazione. Ci scrive la sua formazione, che pratica è molto simile a quella di venerdì, con Floro Flores al posto di Improta, con Sissé sull'esterno sinistro. Bene, ora spazio alle voci dei protagonisti di questo Bari Virtus Entella. Partiamo da Fabio Grosso, intervistato dai colleghi di Sky Sport. Tanto non capirai. Io stasera sono molto contento dei ragazzi, della prestazione che abbiamo fatto, perché abbiamo iniziato la gara con intensità e aggressività. Volevamo a tutti i costi questi punti, perché in questo momento sono veramente pesanti e siamo contenti di averli ottenuti. Noi indietro, come ho detto tante volte, non guardiamo, perché ovviamente abbiamo lasciato le cose per strada, però non possiamo dimenticare che abbiamo 60 punti in classifica, non sono pochi, abbiamo fatto delle buone cose. Credo anche delle ottime tratti. Ho detto ai ragazzi però di non accontentarsi, perché possiamo continuare a fare bene, abbiamo intenzione di non fermarci. Ma noi in rosa abbiamo dei ragazzi interessanti, perché a volte ci dimentichiamo, ma delle volte ci presentiamo in campo con dei ragazzi alle prime esperienze in questo campionato, che arrivano dall'estero, che hanno delle potenzialità importanti. Ovviamente ci vuole della pazienza per poterli aspettare, però io sono convinto che in rosa ci sono ragazzi di esperienza che ci sono sempre utili, ma anche ragazzi giovani di qualità che potranno essere il futuro di questa società, e non è poco. Quindi Yuri fa parte di questi ragazzi che ho detto poco fa, e oggi è stato in grado di fare una grande partita, al di là del gol bellissimo che ha segnato. Penso sia stato in grado di fare una partita piena sia in fase offensiva che in fase difensiva. Eravamo partiti troppo bene per poi rallentare il ritmo che abbiamo rallentato, ed era un peccato. Se avessimo giocato questa gara in giornata andata, credo che in casa sarebbe finita in maniera diversa. In questo momento stiamo pagando quel pizzico di freschezza, di lucidità, di coraggio che ci accompagnava all'andata, e che nel ritorno purtroppo qualche risultato scappato nel finale ha fatto sì che entrassimo in campo diversi, le prime difficoltà un pochino chiudiamo e non siamo in grado di esprimere le enormi qualità che abbiamo. Margine di crescita, sono convinto che questa città saprà apprezzare quello che sta facendo questa squadra, però non ci dobbiamo dimenticare da dove arriviamo, non ci dobbiamo dimenticare che stiamo facendo qualcosa di bello, che abbiamo intenzione di continuare e crescere ancora, perché
come ho detto poco fa, abbiamo le qualità per poter crescere, perché nel secondo tempo abbiamo fatto tante azioni per poter chiudere questa gara, perché a Foggia nel secondo tempo abbiamo avuto troppe ripartenze per non essere pericolosi come potevamo essere, quindi abbiamo dei margini, non dobbiamo accontentarci, essere contenti di quello che abbiamo fatto, ma continuare ad essere ambiziosi come siamo sempre stati. Radio Mi Piace. Questo Fabio Grosso che continua il suo silenzio stampa con i media baresi, parla invece con Sky, anche perché è obbligato, ma tra i protagonisti del match anche il portiere del Bari, Alessandro Micai. Ascoltiamo le sue parole ai microfoni della FC Bari. Tanto non capirai. Dobbiamo cercare di chiudere prima le partite, in compenso però siamo stati padroni del gioco per quasi tutta la gara. L'importante adesso appunto è chiudere le partite prima per evitare di farsi male. Cerco sempre di farmi trovare pronto, oggi ci sono riuscito, altre volte purtroppo no. Mi fa piacere aver dato il mio contributo alla squadra. Sì, pesa sicuramente per l'umore di questa squadra, speriamo di aver portato un po' di gioia ai nostri tifosi dopo un ultimo periodo d'appannamento, diciamo. Pesa sicuramente tanto e sono sicuro che a Palermo faremo molto bene. Sì, noi siamo un grande gruppo, l'abbiamo dimostrato, siamo un gruppo unito, il mister riesce a farci voler bene e sono contento, molto contento per quest'anno. Mi è sboccata fuori all'ultimo e sono andato per esclusione, ho detto c'era tutta la porta libera sulla mia sinistra, ho detto per forza arriva là e alla fine ce l'ho fatta prendere, insomma. Non manca assolutamente nulla, l'unica cosa che dobbiamo cercare di emulare è la grinta, la determinazione e l'approccio alla gara, è l'unica cosa che a volte non riusciamo a ritrovarci. Sicuramente un avversario ferito, perché penso sia finita 3-0. 3-0 tosto, una partita importantissima per loro e anche per il Venezia. Sono usciti da là con 0 punti e sicuramente troveremo appunto un avversario ferito e che avrà spirito di rivalsa. Noi comunque cercheremo di dire la nostra, sapendo comunque che è una gara molto complicata. Ha già ragione Alessandro Micai, gara molto molto complicata e difficile quella del Barbera. Ora invece ascoltiamo come ha visto il match di venerdì il tecnico dell'Entella, Alfredo Aglietti. Tanto non capirai. Penso che oggi l'Entella ha fatto una buona partita, non meritavamo di perdere, abbiamo avuto la palla noi per andare in vantaggio, Micai insomma ha fatto un miracolo e poi subito dopo abbiamo avuto la palla sempre con la Mantia per pareggiare, non siamo riusciti, però siamo stati sempre in partita, abbiamo fatto una buona gara, abbiamo tenuto molto bene il campo contro una squadra importante come il Bari. E peccato, perché comunque un punto ce lo saremmo anche meritato vista la prestazione di stasera, però ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto tutto quello che avevamo preparato, quindi bravi. Del rammarico che torniamo a casa senza punti, ma con la prestazione importante le prossime partite le dobbiamo giocare con questo piglio, questa voglia, questa determinazione. Non sempre troveremo gol all'incrocio dei pali come ci sta succedendo spesso, anche Mammarella l'altro giorno o contro il Foggia, Krag, insomma un po' colpa nostra, ma anche bravi gli avversari. Abbiamo in più di un'occasione impensierito Micai, che è stato bravo in 2-3 occasioni, qualche volta siamo stati imprecisi noi, stasera se non abbiamo fatto gol è solo frutto del caso, insomma non per demerito. No, rammarico, perché comunque temevamo l'approccio forte del Bari, come ho detto, visti anche i quattro pareggi consecutivi che loro avevano fatto prima, e quindi visto anche che noi nelle partite le approcciamo un po' così e spesso magari subiamo gol nei primi 10-15 minuti, siamo una delle squadre statisticamente che prende gol all'inizio, quindi era importante per noi partire magari anche lentamente, però cercando di non subire troppo le offensive del Bari. Radio Mi Piace. E questo Alfredo Aglietti, contento della prestazione dei suoi, e ora siamo giunti allo spazio dedicato alla storia biancorossa per parlare di quanto accaduto venerdì sera e di quello che potrebbe accadere questa sera al Barbera. Ci affidiamo al nostro database biancorosso Giancarlo De Peppo. Buongiorno Giancarlo, ben ritrovato. Buongiorno a te, ben ritrovato a te e un saluto particolare ovviamente ai tifosi del Bari in ascolto. Allora Giancarlo, facciamo un passo indietro. Bari Entella, si poteva chiudere prima questa partita? Anche tu hai sofferto, immagino, come tutti noi, sino all'ultimo secondo. Sicuramente abbiamo sofferto tutti quanti, credo che una volta tanto la mossa azzeccata di Grosso di inserire Emperor e disporsi a 3 o a 5 a 6 momenti dietro abbia
abbia dato quella, quella spinta ultima nei, nei minuti finali, però appunto quelle partite bisogna chiuderle, perché basta un episodio sul finire e poi si manda a mare tutto. Magari un calcio piazzato, un autogol, una svista arbitrale, vai a, a vanificare tutto. Giancarlo, questa sera big match contro il Palermo. Proviamo ad ipotizzare un 11 titolare dei biancorossi. Ricordiamo che non ci sarà in prota squalificato, oltre agli infortunati Morleo, Brienza e Delia. Secondo te che Bari schiererà grosso? Ma io credo che andremo verso una sorta di conferma dell'11 di base di venerdì sera, forse un avvicendamento fra Sabelli e Anderson, anche in considerazione che l'esterno destro difensivo romano è andato in diffida con l'ammonizione rimediata venerdì sera, e forse in attacco il rientro di Nenè, che era rientrato in gruppo il giorno prima della partita e potrebbe appunto guidare di nuovo l'attacco del Bari. Floro Flores al primo minuto invece? Floro Flores finora ha giocato sempre massimo 20 minuti, bisogna vedere se appunto è in grado di fare almeno un'ora / 70 minuti, altrimenti parte dalla panchina e poi magari subentra nella ripresa. Certo che veramente bastano pochi minuti con Floro Flores in campo per notare subito la differenza tra un calciatore di Serie A e altri calciatori di Serie B. Veramente talento incredibile quello di Floro Flores, se rapportato a quello della media dei calciatori di Serie B. Giancarlo, restando su questo Palermo, vai. Dicevo, dopo le incertezze del primo tempo, dinanzi a Floro Flores, Iacobucci si è rinnovato di nuovo come una piccola bestia nera per il Bari, con quelle due prodezze, prima sul colpo di testa e poi sul tiro, con la parata col piego ai piedi, sul tiro dell'attaccante napoletano. Sì, bravo soprattutto sull'intervento sul colpo di testa di Antonio. Restiamo su questo Palermo-Bari, cosa ci racconta la storia biancorossa e quale Palermo-Bari vogliamo ricordare? Beh, la storia biancorossa, chiedo scusa, nel campionato di Serie B ci ricorda che ci sono 20 precedenti alla favorita di Palermo, appunto fra i rosanero e i biancorossi, e in questi 20 precedenti una sola volta il Bari ha vinto, il 18 maggio 97, con una doppietta di Pares e Ventola intervallata dal gol del momentaneo pareggio di Saurini, e fu l'anno in cui il Bari sbarcò in Serie A guidato da Eugenio Fascetti. Unica vittoria con 9 pareggi e ben 10 sconfitte da parte appunto del Palermo. Ma il Palermo-Bari che io voglio ricordare, anche perché i giovanissimi sicuramente non lo possono ricordare, i giovani non lo possono ricordare, è un Palermo-Bari 3-3 del 13 settembre 81, prima giornata di campionato. Il Palermo alla fine del primo tempo, con una doppietta di De Stefanis, vinceva per 2-0. Poi nella ripresa, dall'ora di gioco fino al 74esimo, il Bari ribaltò il risultato con un'autorete dello stesso De Stefanis, che aveva fatto i due gol del Palermo, e con le reti di Libera e Iorio. Quindi il Bari si portò al 74esimo sul 3-2. Ci fu un'espulsione di Calloni, lo ricordate, il bomber che ha giocato anche nel Milan, e successe il finimondo, invasione di campo, polizia a cavallo, e poi a 4 minuti dalla fine il sempreverde De Stefanis, che era una mezzala che avrebbe meritato una carriera migliore, portò il Palermo sul 3-3. Il Bari fece reclamo, avrebbe avuto diritto, allora si vincere il 2-0 a tavolino, non il 3-0, il giudice sportivo non se ne diede per inteso, omologò il risultato e diede una giornata di squalifica al campo del Palermo, che
poi il turno casalingo successivo lo giocò a Reggio Calabria con il Pescara. Però questa fu una vera e propria ingiustizia, e quel campionato che il Bari sfiorò la Serie A, iniziato con 2 punti fuori casa invece che con 1, probabilmente avrebbe, i biancorossi avrebbero avuto una spinta diversa. Giancarlo, veniamo agli ex. Ci sono ex importanti per questa sfida, sia in campo che fuori? Beh, in campo ne avremmo avuti 2, però nel Palermo non ce ne sono ex come giocatori. Nel Bari avremmo avuto Cassani e Brienza, che non sono neanche partiti con la squadra. Avremo invece 2 ex in panchina, cioè Grosso nel Bari, che è stato calciatore del Palermo, e soprattutto l'appena arrivato Stellone, che appunto è andato sulla panchina palermitana, e l'ultima squadra che ha allenato è stato proprio il Bari. Palermo-Bari, che verrà arbitrato dal signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Quali i precedenti con questo direttore di gara? Senti, i precedenti come sempre sono agrodolci, però nel caso del fischietto bolognese, che nella vita di tutti i giorni fa l'avvocato, 38 anni, sono un po' più dolci che acri, e quest'anno lo abbiamo avuto in 2 occasioni, in caso Lino, quando in rimonta dopo il gol di Krešić abbiamo vinto 2-1, e a Cremona, dove abbiamo vinto 1-0. Non aggiungo altro. Va bene, perfetto. Grazie mille Giancarlo, con te appuntamento a venerdì, e mai come oggi forza Bari. Sempre forza, ciao. Ciao Giancarlo, leggo al volo qualche messaggio prima della pausa pubblicitaria. Ciao ragazzi, sono Alessandro, oggi sicuramente non perdiamo, credo che con 2 pareggi e 2 vittorie il 4° posto sia certo, se poi dovessero arrivare altre vittorie, puntini. Poi Pino da Sant'Eremo, Grosso nella conferenza stampa post gara ha detto 12 volte la parola importante e 13 volte la parola crescere. Poi Mario, oggi è pareggio sicuro, 0-0. Bene, noi ora ci fermiamo per un minuto, ma torniamo subito. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura, e specializzati nella riparazione di vetture grandinate, gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto, con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Radio Mi Piace. Bene, rieccoci, siete sempre qui su Radio Mi Piace, questa è Tanto Non Capirai. Vi ricordo il quesito odierno: come finirà Palermo-Bari? Fate il vostro pronostico, e continuiamo ad occuparci appunto della sfida di questa sera al Barbera, e lo facciamo ascoltando le parole del neotecnico rosanero Roberto Stellone. Tanto non capirai. E sinceramente, non per screditare le altre società che mi avevano, squadre che mi avevano cercato nell'ultimo periodo, io puntavo a una piazza importante come Palermo. E è tutto intenso perché c'è stata la chiamata l'altro ieri. Ieri mi sono incontrato col presidente e con il direttore, stamattina ho parlato con i giocatori, si gioca domani tra l'altro contro il Bari, no? La squadra che ho allenato per l'anno scorso per 2 mesi, quindi è una partita particolare per me. È un mini torneo di 4 partite dove vince, secondo me, chi arriva a queste partite con la testa più che con le gambe, con i giocatori al completo, ma soprattutto con un aspetto fisico, ma soprattutto mentale.
mentale e migliore può averla la meglio. Domani, che per me non sarà facile, ma perché ho a disposizione mezza giornata di tempo per preparare la partita, non c'è tempo, nel senso domani si gioca, quindi ho poco da vedere, quindi vado molto sulle scelte mie di domani, sulla sensazione che ho avuto parlando con i ragazzi, parlando col direttore, parlando col presidente. Io ascolto tutti ed è giusto così, poi è bene fare e prendere le proprie decisioni. L'idea mia è di giocare con un 4 come difesa 4, poi può essere 3-3, può essere 3-1-2, comunque l'idea di una difesa 4 che può diventare a 3, se parte un terzino comunque in automatico si difende a 3, quindi parliamo di piccoli dettagli che sta a me cercare di inculcarli in testa il prima possibile, sta a loro cercare di apprenderli il prima possibile. È la prima volta che io subentro, no? Nel senso, non è che alleno da tanti anni, però ho allenato ormai da 7-8 anni, sono sempre partito dall'inizio. Quando sono stato esonerato non mi aspettavo nessuna chiamata l'anno scorso a Bari dall'allenatore che è arrivato, sì, e non l'ho fatto perché comunque le nozioni, le informazioni che dovevo avere le ho avute dal direttore. Conoscendo il Bari, sì, sono cambiati tantissimi giocatori, è comunque una squadra che gioca bene, una squadra che viene da una vittoria, una squadra che si ritrova, pur avendo attraversato anche loro durante l'anno qualche periodo negativo, comunque si trova a 3 punti dal secondo posto, quindi per loro troveremo secondo me una squadra che cercherà di recuperare punti al Palermo, e dall'altra parte ci sarà un Palermo che cercherà di distanziare il Bari, una squadra forte che ha giusti ricambi e che, con il fatto che c'è una partita riavvicinata così, difficile da capire chi scenderà in campo di loro, perché comunque hanno veramente una rosa ampia di giocatori importanti. Radio Mi Piace. Questo Roberto Stellone, ma siamo giunti allo spazio riservato a squadra e tifoseria avversaria per sapere tutto su questo Palermo, fresco appunto di cambio in panchina. Ci affidiamo al giornalista di C24.it e Stadionews.it, Emanuele Termini. Buongiorno Emanuele, ben ritrovato qui a Tanto Lo Capirai. Buongiorno a tutti. Allora Emanuele, abbiamo appena ascoltato le parole di Roberto Stellone, il nuovo tecnico del Palermo. Questo cambio secondo te è stato opportuno oppure si poteva o si doveva continuare con Tedino? Ma più che opportuno io lo definirei, insomma, inevitabile. Il Palermo, insomma, nelle ultime 7 partite ha accumulato 9 punti, un Palermo che dopo, insomma, dopo gennaio davvero ha avuto un calo di rendimento, di gioco, di risultati, ovviamente, che ha preoccupato tutti. Ha preoccupato in primo luogo anche i tifosi, che di solito hanno sempre svolto, diciamo, il ruolo del pompiere, i tifosi a fianco dell'allenatore di turno, che sappiamo, insomma, essere sempre un qualcuno che vive qui a Palermo con la spada di Damocle. E in questo caso però quasi tutti concordano sulla inevitabilità di questa scelta societaria. Tedino probabilmente ha sofferto tanto più che il passaggio di categoria, proprio il passaggio in una dimensione che non è quella di Pordenone, che non è quella della Lega Pro, che non è quella di una piccola realtà di provincia, ma comunque di una squadra che ha delle ambizioni e che a volte non dà troppo tempo, insomma, ai propri addetti ai lavori. Nel caso specifico, insomma, Tedino ha dimostrato a volte di non saper gestire momenti, insomma, di grande tensione, di andare un pochino in confusione. Lo abbiamo visto, insomma, a Venezia, ma in generale, appunto, come ho detto, dopo la pausa, insomma, invernale, il Palermo ha dato la sensazione di avere, insomma, subito un crollo proprio dal punto di vista emotivo del gioco, crollo a 360 gradi, che sicuramente andava in qualche modo risolto, perché manca davvero poco e quel secondo posto, comunque quella vetta del campionato che fino a poco tempo fa sembrava più che blindata, adesso è tutto fuorché che certo. Ecco, per quanto riguarda la partita di questa sera, ti chiedo quali gli indisponibili e proviamo ad ipotizzare una formazione, mi rendo conto che, insomma, con un tecnico nuovo è arrivato da qualche ora, è veramente difficile, e soprattutto quale modulo. Stellone ha parlato sicuramente di una difesa a 4, il resto da vedere. Assolutamente sì, hai detto bene, è difficile, però non lo è troppo, perché, diciamo, il Palermo al di là del modulo si ritrova a dover fare i conti con un'infermeria, insomma, abbastanza ampia. Non ci sono squalificati, però ci sono fuori, insomma, big come Nestorowski, Cimischi, Davidovic, Bellusci, e quindi in qualche modo il modulo, che dovrebbe essere verosimilmente il 4-4-1-1, vede ovviamente Pomini in porta, poi scelte obbligate in difesa con Struna e Rajkovic
al centro, sugli esterni dovrebbero giocare chiaramente Rolando e Alesani, sono queste le indiscrezioni che sono venute insomma dall'ultimo allenamento. Al centro, a centrocampo appunto, dovremmo avere Iaia e Ciocev con Rispoli appunto, con appunto Trajkovski nel ruolo di esterno, e questa dovrebbe essere insomma la vera novità, ecco, di questo Palermo. No, saranno fuori molto probabilmente Muratti e Gnaoré, due uomini che sono stati negli ultimi tempi insomma in qualche modo richiesti dalla piazza, ma che nella partita di Venezia hanno dimostrato di essere in un momento di assoluta confusione. E in avanti chiaramente il tandem in qualche modo irrinunciabile in questo momento, che è quello costituito appunto da Coronado e Lagumina. Come ho detto, si tratta di scelte obbligate che in qualche modo appunto metteranno nelle condizioni sia Coronado che Lagumina di doversi esprimere al meglio, Lagumina confermando quanto di buono comunque fatto vedere nell'ultimo periodo, e Coronado dimostrando ancora una volta di essere l'uomo in più, l'uomo decisivo, l'uomo che può cambiare in qualche modo il passo alla squadra, che può dare il passo decisivo alla squadra, perché davvero questa squadra ne ha terribilmente bisogno. Oltretutto si troverà di fronte una squadra che ambisce per lo stesso obiettivo, che ha avuto lo stesso andamento insomma di questa squadra, tranne la differenza è solamente di 3 punti, e la rosa comunque è altrettanto competitiva, quindi questo Stellone lo sa bene, conosce tra l'altro anche l'ambiente barese, insomma. Assolutamente. Emanuele, restando in tema di singoli, ti chiedo quali calciatori più in forma del Palermo, quindi quali calciatori da temere, ovviamente parlo del Bari, quali magari quali sottotono, e poi aggiungo, quanto ha influito nel rendimento negativo del Palermo l'assenza di Nestorowski? Si poteva parlare di un Palermo Nestorowski dipendente? Ma devo dire che nell'ultimo periodo, più che Nestorowski dipendente, il Palermo è stato Coronado dipendente. Quindi quando non funzionava Coronado, non funzionava il Palermo. Nestorowski probabilmente ha disatteso un pochino le attese di inizio anno, perché si riteneva che un attaccante in grado di fare una stagione come quella dell'anno scorso insomma in Serie A, per quanto disastrosa per quanto riguarda il Palermo in generale, comunque la sua è stata più che positiva, sorprendente da un certo punto di vista, si riteneva che potesse essere, ecco, il Saputo, il Donnarumma insomma di questa, per intenderci insomma di questo campionato. Non lo è stato sicuramente un leader, un trascinatore, perché questo insomma, il carisma di Nestorowski nessuno lo può mettere in dubbio, ma la sua vena realizzativa diciamo che non è venuta fuori. Se c'è invece chi, come ho detto poco fa, appunto è l'elemento in più di questo Palermo, quello che è in grado di far girare bene la squadra, è Coronado. È un giocatore che sicuramente è fuori categoria, è un giocatore che quando è messo nelle condizioni di esprimersi al meglio, e devo dire nell'ultimo tempo in parte lo è stato, è davvero lui che consente al Palermo appunto di poter competere ai massimi livelli. Il punto però qual è? Che Tedino lo ha spesso schierato insomma sull'esterno, o gli ha dato compiti addirittura non propri in cabina di regia, mentre Coronado è un giocatore che, come ha ribadito Stellone, sembra averlo intuito insomma, ma non ci voleva insomma chissà quale uno scienziato della panchina. Insomma, è un giocatore che deve stare abbastanza libero insomma, a variare su certo. Emanuele, ti chiedo come ha reagito l'ambiente, la tifoseria rosanero a questo cambio in panchina, e poi qual è lo stato d'animo dei tifosi in questa fase delicata della stagione? Abbiamo visto un pochino un ambiente un po' freddino, ti chiedo se l'arrivo di Stellone può magari riscaldare un po' la tifoseria rosanero oppure no. Ma l'ambiente di Stellone, diciamo l'arrivo di Stellone è stato caldeggiato fortemente dall'ambiente, diciamo che, come ho già detto, Tedino non è mai entrato in sintonia con questa città, insomma, nella maniera più assoluta, vuoi per il suo pedigree, che comunque non è di primissimo livello, ma anche per una componente caratteriale, è proprio il classico uomo del nord che però soffre determinate insomma realtà che a volte sanno essere troppo, o comunque, giustamente, questo insomma non sta a me stabilirlo, ma comunque pretenziose, che hanno degli obiettivi ben precisi, e insomma è un allenatore, d'altro Tedino, che non si è mai, tra virgolette, nonostante la sua
scarsa esperienza ha messo in discussione, ha avuto sempre quell'atteggiamento che ha infastidito parecchio la piazza in conferenza stampa all'indomani molto spesso di partite, insomma, che non hanno mai convinto, a dire, ha detto spesso sempre la colpa è mia, me ne assumo le responsabilità, senza però poi far nulla effettivamente per cambiare questo andazzo. E quindi in qualche modo è paradossalmente, non è accaduto spesso, ripeto, nella storia recente del Palermo, che i tifosi invocassero l'esonero dell'allenatore, ed è questa un pochino la novità. Insomma, chiaramente l'ambiente è estremamente preoccupato. Un cambio che mette tutti d'accordo lì a Palermo, forse per la prima volta da quando c'è la gestione Zamparini. Infine, Emanuele, ti chiedo quanti spettatori sono previsti per questa sera, se hai un dato circa magari il settore ospiti che ospiterà i tifosi biancorossi e cosa devono aspettarsi dal punto di vista meteorologico i tifosi del Bari che raggiungeranno il capoluogo siciliano questa sera. Dovrebbe essere una giornata ventosa, una giornata che insomma comunque non dovrebbe precludere in qualche modo, diciamo, la volontà da parte dei tifosi di arrivare allo stadio. Semmai, però, l'abbiamo detto, nell'ultimo anno il Palermo difficilmente è andato sopra 10.000 presenze allo stadio, insomma, tranne qualche partita che tra virgolette è stata di cartello. Il Palermo ha messo le curve, insomma, ha piazzato le curve a 2 euro. E nonostante queste iniziative per riavvicinare squadre tifose, insomma, come ho già detto, non si è mai raggiunto un livello, insomma, no, la favorita ad un tempo appunto rimane solamente un ricordo, proprio perché c'è stata una spaccatura profondissima tra società e tifosi, non tanto con la squadra, che comunque è stata a volte anche incoraggiata all'esterno dallo stadio proprio per dimostrare dissenso. Per quanto riguarda il dato dei tifosi ospiti, non ne ho sotto mano, perché in realtà appunto ultimamente, proprio per incentivare la, diciamo, il ripopolamento tra virgolette delle curve, diciamo, sono state sempre informazioni piuttosto blindate. Si è voluto far intendere più volte, insomma, che lo stadio avrebbe registrato un pienone, poi in realtà, insomma, questo non è mai successo. Sono tecniche di marketing più che legittime da parte della società. Quindi si fa anche pretattica sulle presenze allo stadio. Va bene, perfetto, io ringrazio il giornalista di C24.it e stadionews.it, Emanuele Termini. Emanuele, grazie mille, buon lavoro e buona partita. Grazie a te Nicola, ciao a tutti. Ciao Emanuele. Bene, andiamo avanti, leggiamo qualche messaggio giunto in redazione. Allora, ciao ragazzi, sono Alessandro, sicuramente non perdiamo. Ah no, questo l'ho già letto, scusate. Francesco, ciao ragazzi, un secco 0-2, forza Bari. Poi Palermo-Bari finisce 2-1 per noi, questo lo scrive Renzo. Poi c'è un messaggio di Paolo da Carbonara che mi scrive: buongiorno Nicola, sono ancora in attesa che pubblichi il decollo dell'aereo del Bari di ieri pomeriggio. Scherzi a parte, secondo me il Bari oggi vince 2-1. Già, infatti ieri mi hanno inviato un video, insomma, che immortalava l'aereo del Bari in partenza dall'aeroporto di Bari Palese. A tal proposito, ieri, a proposito di video pubblicati, ringraziamo la tifosa Rita che ci ha inviato un bel video. In pratica, ieri pomeriggio all'antistadio si sono presentati un bel po' di tifosi per incoraggiare i tifosi, i giocatori, in vista della gara di questa sera. Sicuramente un bel gesto, insomma, far sentire la presenza dei tifosi per questa gara molto molto importante. Luca Deleteris, ci sei? Sì, ci sono Nicola. Luca, oggi ti ho un po' trascurato, ma tante cose, come avrai sentito, battuta al volo su questa partita di questa sera col Palermo. Io personalmente la temo tantissimo e vabbè, non aggiungo altro. Secondo te che partita sarà? Beh, è chiaro che il Palermo è una squadra che ha grandissimi valori tecnici, è una partita sicuramente non da temere, perché fondamentalmente, come scrive anche qualche tifoso, insomma, il Bari ormai è nei playoff, adesso deve giocarsi il tutto per tutto per raggiungere la migliore posizione possibile ed eventualmente accarezzare, ecco, un sogno un po' diverso dai playoff. Ma chiaramente non dipende soltanto dal Bari, perché ci sono tante squadre in lotta per determinati obiettivi, quindi bisognerà anche dare uno sguardo agli altri campi, ma sempre, insomma, con la consapevolezza, ecco, questo mi aspetto dal Bari, un Bari consapevole delle proprie qualità e dei propri mezzi. Speriamo di vedere un Bari, appunto, che è un Bari crederci dal primo all'ultimo minuto. Bene, veramente tutto anche per quest'oggi. Vi ricordo che le repliche di Tanto lo capirai sono disponibili sul canale ufficiale YouTube di Radio Mi Piace, ma sono anche su Spreaker, sulla pagina Facebook ufficiale di Radio Mi Piace. Saluto e ringrazio Luca Deleteris. Luca, appuntamento a mercoledì 2 maggio.
Ciao Nicola, buona giornata, buona serata soprattutto a te e a tutti i tifosi del già. Bari. Speriamo di divertirci. Sarà una serata di passione, infatti. Ringrazio Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Tanto non capirai, torna quindi mercoledì qui su Radio Mi Piaci con una nuova puntata. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.